alcune considerazioni molto, molto semplici, appunto di carattere introduttivo. La prima è che ogni volta che si annuncia un'iniziativa, che si introduce un webinar, si tende sempre a ribadire l'importanza del tema per il Dipartimento della Funzione Pubblica e io questo lo darei per scontato, anche perché, la migliore testimonianza, diciamo, dell'interesse e della centralità di una politica pubblica tra quelle che presidiamo è quella di produrre risultati e coinvolgere, diciamo, delle persone che non sono solo gli addetti ai lavori in questo caso, ma sono anche, gli utenti e i fruitori principali della trasparenza. Facciamo tutto questo, lavoriamo insieme col centro di competenza Foglia e con altre iniziative per accrescere, diciamo, questo patrimonio di conoscenza che ovviamente è rivolto, a tutti. Quindi, l'occasione di oggi è quella di presentare alcuni risultati e darvi conto di un avanzamento delle nostre iniziative. Intanto, le nostre iniziative sono, diciamo, in continuità e sono finalizzate prima di tutto a rafforzare gli interventi che stiamo realizzando. Qua parliamo del centro di competenza Foglia, di un'esperienza, di una comunità di pratica che è diventata nel tempo un punto di riferimento, delle amministrazioni pubbliche nell'attuazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. Il nostro obiettivo più in generale è però quello di rafforzare e di sviluppare, il tema della trasparenza, per la parte, di cui si occupa il Dipartimento della Funzione Pubblica in maniera complementare con l'ANAC. Dicevo, rafforzare, le progettualità, gli interventi, e le attività in tema di trasparenza e di accesso civico generalizzato, facendo anche delle sinergie e dei link con altre progettualità in corso e con altri interventi che noi, stiamo varando e vareremo. Da questo punto di vista, non vi sarà sfuggito il fatto che il tema della trasparenza e dell'accesso civico generalizzato e più in generale della conoscibilità dell'attività, delle amministrazioni pubbliche, dell'impiego delle risorse, ma anche della partecipazione ai processi decisionali è anche al centro del PNRR, delle iniziative che, varato il piano, dovremo tutti insieme progettare e realizzare ed è al centro è uno dei temi trattati dalle linee programmatiche del ministro, Brunetta. In questa prospettiva, noi, come Dipartimento della Funzione Pubblica, al di là del centro di competenza Foglia, lavoriamo ad altre iniziative, ad altre progettualità, relative al tema più in generale dell'open governance, dell'amministrazione aperta, sia partecipando ad attività, come sapete, di carattere internazionale, ma anche sviluppando degli specifici interventi su questo tema. Accanto al progetto Centro di Competenza Foglia, che è un progetto finanziato con i fondi SIE, nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale, abbiamo appena varato un progetto che si occupa appunto di Open Government e che, realizzato in collaborazione con il Formez, sarà l'altra, passatemi l'espressione colloquiale, l'altra gamba principale delle nostre iniziative, finalizzate a sostenere e a cooperare con le amministrazioni pubbliche su questi temi. Veniamo, però, al centro di competenza Foglia e due parole, introduttive, due considerazioni introduttive sul webinar di oggi, sulle finalità e sugli obiettivi. Intanto, il progetto si è molto rafforzato nel corso degli anni ed è diventato, quello che si voleva diventasse, e cioè da un lato una comunità di pratiche e dall'altro lato una sorta di progetto di knowledge management. E perché, questa iniziativa progettuale, con gli sforzi che ha fatto il Dipartimento, ma soprattutto con la collaborazione delle altre amministrazioni, ha consentito, di mobilitare, diciamo, una significativa quantità di conoscenza, fare studi, analisi, approfondimenti sul tema del Foglia e dell'accesso civico generalizzato, con l'obiettivo di rendere questa
questa conoscenza sempre più fruibile agli addetti ai lavori e più in generale ai cittadini, ai nostri utenti. Ed è in questa prospettiva che abbiamo messo mano al sito web del progetto, al sito web del centro di competenza Foglia. Non solo ovviamente nell'accezione di migliorarne l'impostazione, il layout, la grafica, che sono pure obiettivi degni di essere perseguiti, ma per rendere diciamo, la conoscenza che noi produciamo e che noi alimentiamo con questo progetto più fruibile e più accessibile. Da parte degli utilizzatori. Quindi un'iniziativa che è finalizzata ad accrescere la conoscenza su questo tema, che è l'obiettivo principale su cui lavorare per rafforzare questa politica pubblica, e mettendo a fattor comune e in condivisione riferimenti normativi, indicazioni operative, modulistica, e rafforzando delle iniziative che noi avevamo già varato, tipo un osservatorio, tipo quelle dell'osservatorio sull'attuazione delle disposizioni normative sul tema della giurisprudenza e così via. Un'attività che è sostanziata poi dall'operatività di un help desk che fornisce anche supporto alle amministrazioni di tipo operativo. Abbiamo rafforzato la veicolazione di queste informazioni anche riprogettando e migliorando diciamo, la newsletter che periodicamente vi viene recapitata. Oggi parliamo significativamente e ringrazio i componenti, gli esperti del centro di competenza Foglia che vi hanno lavorato, a partire dal professor Savino. Oggi parliamo segnatamente dell'attività che nell'ambito dell'osservatorio è stata fatta sull'analisi della giurisprudenza, e cioè sulla sistematica raccolta e massimizzazione della giurisprudenza in materia. L'obiettivo è stato quello di predisporre una rappresentazione sintetica ma approfondita di quello che è successo negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, e abbiamo condensato e consolidato questa conoscenza in un rapporto che oggi vi verrà presentato e che è diciamo, l'ultimo prodotto del centro di competenza. È l'ultimo, diciamo, di questa fase, è l'ultimo in termini cronologici, ma non sarà ovviamente l'ultimo output al quale lavoreremo, perché l'intendimento del Dipartimento è anche quello di dare continuità alle iniziative progettuali, tipo il centro di competenza, ma non solo, che nascono finanziate da fondi comunitari e che però poi devono proseguire e alle quali deve essere assicurata una necessaria continuità. La situazione emergenziale, e concludo, non ha fatto scomparire l'interesse e la rilevanza del tema della trasparenza. Diciamo, le amministrazioni pubbliche gioco forza hanno fatto di necessità virtù e forse hanno concentrato le energie, in molti casi non elevatissime, su alcune emergenze gestionali. Questo non significa che sia venuta meno l'attenzione e l'interesse sulla trasparenza, che è un tema prioritario. Vi sarà capitato di sentire anche le dichiarazioni del ministro Brunetta in questo senso, e cioè della riaffermazione della vocazione delle amministrazioni pubbliche laddove ce ne sia dubbio, nella prospettiva dell'erogazione dei servizi, dell'apertura ai cittadini e imprese e della valutazione anche da parte dei soggetti esterni, che sono i beneficiari della nostra attività, gli utenti, i cittadini e le imprese. Il tema della trasparenza è un tema centrale per il rafforzamento della capacità amministrativa e il miglioramento delle performance. Noi lo sosteniamo e ci lavoriamo in questa accezione. L'emergenza, ripeto, non lo ha eclissato, ma anzi ha evidenziato a tutti come forte sia la domanda di trasparenza, di accesso e di partecipazione. Io vi ringrazio e ringrazio ancora una volta gli
gli esperti del centro di competenza Foglia che lavorano su questo tema, ma ringrazio anche i colleghi delle altre amministrazioni che fanno parte di un oramai da tempo di un virtuale, diciamo, centro di competenza allargato su questo tema. Grazie a tutti e buon webinar. Valentina, ci sei? Non sento il tuo microfono. Ok, Sì, perfetto. ci sono, sì, ti stavo Ancora grazie, attendendo, sono sì. Angela, per il suo intervento introduttivo. Niente, come vi dicevo, io sono qui soltanto per allacciare tra un intervento e l'altro, quindi mi sono semplicemente permesso di affacciarmi prima di dare la parola a Valentina Albano per la seconda parte del webinar di oggi. A te, Valentina. Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Entriamo un po' nel vivo, diciamo, del tema della giornata, quindi entriamo nella descrizione del rapporto sulla giurisprudenza che oggi intendiamo presentare, che da questa sera, al massimo domani, sarà disponibile nella versione integrale, ovviamente sul sito foglia.gov.it. Iniziamo da una prima panoramica di tipo quantitativo, nel senso di dare un po' di numeri rispetto all'analisi che abbiamo condotto ormai da circa 3 anni, nel senso che questa attività del report giurisprudenziale si inserisce, appunto, come diceva il direttore Angeletti, nell'ambito della sezione dell'osservatorio FOIA che abbiamo costruito nell'ambito del progetto Centro di Competenza FOIA, che ha avuto proprio come fine quello di monitorare periodicamente la giurisprudenza in materia. Quindi parliamo delle sentenze TAR, delle sentenze del Consiglio di Stato e anche della Corte di Giustizia europea, che sono state ovviamente emanate nel corso del tempo e quindi con il supporto dei nostri esperti giuridici, ovviamente coordinati dal professor Savino, ma nel gruppo fanno parte anche il dottor Mario Filice e la dottoressa Roberta Varsi, hanno appunto realizzato questa raccolta periodica delle sentenze, ovviamente partendo da quelle che sono le fonti istituzionali, quindi in primis giustizia amministrativa per quello che riguarda la realtà italiana, quindi i tribunali italiani, e hanno realizzato delle massime e le hanno pubblicate sul sito FOIA. Quindi da questo lavoro, che aveva come fine quello di appunto rendere facilmente accessibile la giurisprudenza sul tema, realizzando anche poi una serie di classificazioni tematiche su cui torneremo successivamente, a 4 anni dall'introduzione del FOIA abbiamo deciso di raccogliere quanto elaborato all'interno di un documento più ampio, quindi in un rapporto in cui trarre un po' le fila di tutto quello che è stato l'evoluzione della giurisprudenza sul tema. Ricordo anche, giusto per diciamo per il completamento dell'inquadramento, che l'osservatorio della giurisprudenza è soltanto una delle parti delle attività di osservatorio che portiamo avanti come centro di competenza FOIA. Si associa infatti all'attività di monitoraggio dell'attuazione del FOIA presso i ministeri, la presidenza del Consiglio, e proprio in questi giorni è in corso la realizzazione della rilevazione relativa al 2020, nonché la raccolta di una serie di esperienze di applicazione, diciamo, nel FOIA, principalmente da parte di giornalisti e di associazioni ONG, quindi associazioni della società civile, che hanno appunto utilizzato questo strumento effettivamente per far emergere delle informazioni e dei dati che sono significativi per la comunità nel suo complesso, quindi dando un'effettiva reale applicazione di quella che è la finalità del FOIA, che innuncia appunto nel FOIA. Ma andando, diciamo, nel cuore della nostra riflessione, volevo giusto farvi vedere un po' come abbiamo riorganizzato sul sito FOIA. Appunto, in questi giorni è stato completamente riorganizzato. In particolare, nella sezione della giurisprudenza abbiamo cercato di potenziare la capacità di ricerca della ormai ricca mole di giurisprudenza che abbiamo raccolto. Complessivamente siamo a oltre 200 tra sentenze e pareri del Garante Privacy.
privacy. Abbiamo quindi potenziato il sistema di ricerca e aggiunto un sistema di tag che dovrebbe aiutare l'utente a fare una ricerca appunto di tipo tematico. Andiamo un po' sui numeri. Complessivamente dal 2017 ad oggi, quindi di fatto dall'attuazione dall'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento, abbiamo individuato, quindi sulla base di una ricerca per temi all'interno dei motori di ricerca di giustizia amministrativa, 124 sentenze e pronunce quindi dei tribunali amministrativi regionali. Di fatto, come avete modo di vedere dalla grafica, si è rilevato un picco relativo, ecco, nel 2018, quindi con 38 sentenze che sono state emanate in quell'anno, ma a parte, diciamo, questo picco, tendenzialmente il numero rimane abbastanza stabile tra le 28 e le 29 sentenze per anno. Andando invece sul Consiglio di Stato, abbiamo che complessivamente dal 2018, questo è fisiologico, visto che diciamo, si tratta comunque di un giudizio di secondo grado, quindi un anno successivo rispetto alle prime pronunce del TAR, quindi complessivamente abbiamo 21 sentenze e anche, diciamo, in coerenza con quello che abbiamo visto con l'andamento delle sentenze del TAR, anche in questo caso abbiamo un picco ovviamente relativo, visto che i numeri sono molto contenuti, al 2019, quindi con 10 sentenze. Andando invece ad analizzare la distribuzione geografica, ecco come è rappresentata all'interno di questa mappa, abbiamo che per quanto riguarda i TAR, quelli che sono stati maggiormente impegnati in ricorsi che hanno avuto come oggetto il tema del FOIA, sono stati principalmente i TAR Lazio. Infatti in questo caso si annoverano 48 sentenze, ovviamente distribuite nell'arco degli anni di riferimento. Seguono, diciamo, però a una certa distanza i TAR della Campania e della Sicilia, quindi siamo intorno alle 12-13 sentenze complessivamente, e diciamo, soltanto tre regioni, quindi parliamo del Molise, della Valle d'Aosta e della Basilicata, ad oggi non sono state diciamo, coinvolte, diciamo, in ricorsi ai TAR regionali che abbiano avuto tema appunto il FOIA, comunque i temi del diritto di accesso. Andiamo invece agli ambiti delle pronunce. Ora qui bisogna fare un attimo una precisazione. Come vi dicevo inizialmente, soprattutto chi avrà modo di accedere al sito FOIA se ne renderà conto, abbiamo molto lavorato nella classificazione delle sentenze proprio per agevolarne, diciamo, la ricerca attraverso un sistema di tag, quindi individuando dei temi ricorrenti. Ne abbiamo individuati circa un centinaio, ovviamente ogni sentenza può essere ricondotta a più temi. Questi temi complessivamente sono stati a loro volta raggruppati nuovamente in quattro macrocategorie che vedete qui rappresentato. Quindi le eccezioni, quindi i limiti che incontra il diritto, il rapporto tra il FOIA e le altre forme di accesso e le finalità del FOIA, i profili procedimentali e i profili processuali. Ora, dalla distribuzione che vedete nel grafico, sono le eccezioni ad essere il tema più ricorrente. In questo caso abbiamo considerato congiuntamente sia le sentenze del TAR che del Consiglio di Stato, seguito dal tema dei rapporti tra le forme di accesso e la finalità, mentre meno ricorrente risulta essere, quindi con un circa 7%, il tema dei profili processuali. Andiamo invece ad un altro tema che abbiamo voluto investigare, vale a dire l'esito delle sentenze rispetto alla accettazione, appunto rigetto di istanze FOIA. In particolare vediamo come nel caso del Consiglio di Stato gli accoglimenti delle richieste di istanze FOIA si equivalgono tendenzialmente con i respingimenti, quindi siamo 11 verso 10, mentre nel caso del TAR i
respingimenti delle sentenze su istanze FOIA tendono a essere un pochino più elevate, quindi parliamo di 64 respingimenti a fronte di 60 tra accoglimenti complessivi oppure accoglimenti parziali. Andando invece ad analizzare la distribuzione nel tempo, possiamo evidenziare come nell'ultimo anno, quindi nel 2020, il TAR hanno avuto una certa maggiore propensione all'accoglimento delle istanze di accesso generalizzato. Infatti, se consideriamo rispetto al totale che in media il 56% delle sentenze tra il 2017 e il 2019 sono state rigettate, nel 2020 le sentenze appunto rigettate si riducono al 38%. Per quanto invece riguarda il Consiglio di Stato, ovviamente diciamo, i numeri parlano da soli, è difficile fare una riflessione diciamo, più specifica, visto che di fatto i numeri tendono ad essere sostanzialmente equivalenti nell'arco del tempo. Ecco, abbiamo soltanto nel 2020 un accoglimento in più rispetto a respingimenti. Andiamo all'ultimo dato che abbiamo analizzato, e con questo poi concludo e lascio la parola al professor Savino per entrare nel merito dei temi, quelli che abbiamo appunto accennato precedentemente. Abbiamo appunto analizzato la distribuzione delle sentenze per amministrazioni coinvolte e si nota come nel caso delle pronunce dei tribunali amministrativi regionali le amministrazioni più coinvolte sono i comuni, quindi in 49 casi, seguiti dai ministeri e dai relativi uffici periferici. Se invece andiamo ad analizzare i dati del Consiglio di Stato, invece notiamo come sono i ministeri ad essere stati coinvolti appunto nei ricorsi al Consiglio di Stato, quindi giudizio di secondo grado, quindi 10, mentre i comuni, che abbiamo visto nel caso del TAR, risultavano essere diciamo, più coinvolti nei ricorsi, invece in questo caso il coinvolgimento è molto contenuto, quindi soltanto in 3 casi si rileva appunto il loro coinvolgimento presso in ricorso al Consiglio di Stato. Con questo io concludo e lascio un attimo la parola a Gianfranco e vi ringrazio. Grazie mille Valentina, grazie a te. Io mi prendo solo un istante per lanciare le slide che userà Mario Savino durante il suo intervento. Eccole qui, dovreste vederle, ok? Mario, lascio a te la parola. Grazie molte Gianfranco, buonasera a tutti, ringrazio il dottor Angeletti per l'introduzione e la dottoressa Albano per avervi già fornito i dati quantitativi di questo importante tentativo di sistematizzazione della giurisprudenza in tema di accesso civico generalizzato. Io cercherò di soffermarmi sugli aspetti più di contenuto, anche perché da giurista sono quelli che, diciamo, con i quali ho maggiore confidenza e quindi cercherò nel tempo a nostra disposizione di chiarire quali siano stati gli aspetti che la giurisprudenza ha via via dipanato e quindi diciamo, portato a uno stato di relativa stabilizzazione e invece quali sono i problemi tuttora aperti. Come vedete già da questa prima slide introduttiva capirete che come dire, il lavoro fatto è tanto, la giurisprudenza peraltro cospicua, che come avrete visto dai numeri, è servita appunto a dissipare una serie di dubbi. Ovviamente quando parlo di dubbi superati c'è anche la specificazione in via di superamento perché non mancano poi casi invero sempre più isolati di resistenza di alcuni giudici, soprattutto dei TAR, rispetto agli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, in particolare dalla fondamentale pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato dell'aprile scorso, la numero 10 del 2020. Allora, i dubbi applicativi superati, come vedete, sono vari. Io comincerei ad elencarli e anche però ad andare nel merito. Il primo riguarda la natura giuridica del FOIA. Il secondo, le finalità del FOIA, e forse questo è uno dei temi più controversi, come avrete visto, numerose sentenze hanno riguardato questo aspetto. Il rilievo dei regolamenti interni utilizzati nel contesto dell'accesso documentale di cui alla legge 241
La portata della disciplina rispetto a materie come quella dei contratti pubblici, che pure hanno disposizioni particolari. Infine, il ruolo del bilanciamento nell'ambito del processo di applicazione delle eccezioni e quello del dialogo cooperativo nella gestione delle istanze generiche. Poi ci sono alcuni problemi aperti, io ne ho segnalati due in particolare. Il primo deriva dalla coesistenza tra le diverse tipologie di accesso che sono tuttora previste nel nostro ordinamento, coesistenza che pone un problema di riqualificazione delle istanze qualora esse siano, diciamo, formulate ad un titolo che risulta non essere, diciamo, coerente con l'interesse, la natura dell'interesse vantato dal richiedente. E l'altro tema, secondo me, molto di prospettiva, il primo credo che in larga parte sia stato comunque in qualche misura avviato a soluzione dall'adunanza plenaria che richiamavo prima. Il secondo invece, secondo me, è davvero quello più aperto e più di prospettiva, e riguarda appunto il tema dell'applicazione delle eccezioni relative e della profondità del sindacato rispetto ad alcune eccezioni. In particolare, qui metteremo in comparazione il caso delle relazioni internazionali con l'applicazione della eccezione in tema di protezione dei dati personali o privacy. Allora, partiamo dal primo gruppo di temi: la natura giuridica del FOIA. Qui sarò molto rapido. L'accesso civico generalizzato è entrato nel nostro ordinamento come nell'ambito di una disciplina che conoscete bene, il decreto legislativo 33 del 2013, modificato appunto nel 2016 dal decreto legislativo 97, e quindi nell'ambito di una disciplina che complessivamente è frutto della legge del 2012 sull'anticorruzione. Quindi l'impulso alla disciplina in materia di trasparenza è venuto certamente da lì, ma il quesito legittimo che ci si può porre è se si tratti semplicemente di uno strumento di prevenzione della corruzione o di qualcosa di più. Le norme del decreto legislativo 33 ci aiutano fino a un certo punto, perché enunciano delle finalità generali, l'articolo 1 in tema di trasparenza in generale, e l'articolo 5,2 invece nello specifico in relazione all'accesso civico generalizzato. Ma secondo me, dalla giurisprudenza appunto che abbiamo poi la possibilità di ricavare gli spunti più importanti. In particolare vanno richiamate le due pronunce più importanti anche per l'autorevolezza degli organi che le hanno adottate: la pronuncia della Corte Costituzionale del gennaio 2019, la numero 20, che riguardava il tema degli obblighi di pubblicazione in materia di dirigenti, ma che poi in un inciso nel quale la Corte Costituzionale ha ricostruito il quadro normativo, ecco, in questo ambito la Corte Costituzionale non ha mancato di sottolineare l'importanza di questo nuovo strumento, che considera l'accesso civico generalizzato, che indica come punto d'arrivo del processo evolutivo della legislazione in materia di trasparenza e che distingue dall'accesso tradizionale della legge 241, essendo quest'ultimo uno strumento finalizzato alla tutela di posizioni soggettive, e viceversa il nuovo accesso finalizzato alla conoscenza diffusa. Vedete, c'è anche una prognosi su questo nuovo strumento inaugurato, si legge nella parte conclusiva di questo passaggio riportato nella slide, inaugurato per non essere più abbandonato. Ecco, questo modello di trasparenza quindi destinato a rappresentare un elemento essenziale di che cosa? Di ordinamenti democratici maturi. Il FOIA è diffuso nella quasi totalità delle democrazie avanzate nel mondo, e anche alcune meno avanzate, perché è diffuso in oltre 100 ordinamenti, e quindi la Corte Costituzionale ne dà atto in un ambito nel quale cerca di operare una ricognizione complessiva di questo
del tessuto normativo in materia di accessi, e l'adunanza plenaria ne ha tratto le implicazioni sul piano strettamente costituzionale. C'è stata forse un'inversione delle parti qui tra le due alte corti, ma quello che la Corte Costituzionale non aveva bisogno di esplicitare, perché l'oggetto del suo giudizio era parzialmente diverso, è stato invece esplicitato dall'adunanza plenaria nell'aprile scorso, quando ha appunto chiarito che la trasparenza è il fondamento di una democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, e che l'accesso civico generalizzato, in quanto diciamo espressione più aggiornata di questa visione, è un diritto fondamentale a sé, diciamo autonomamente rilevante, e comunque utile a realizzare altri diritti fondamentali che sono riconducibili alla natura democratica degli ordinamenti nei quali viviamo. E questa natura fondamentale, come vedete, è ricollegata sia a diciamo profili oggettivi, per così dire, articoli 1 e 2, articolo 1, 97 e 117, che fanno riferimento a principi generali dell'ordinamento, quindi democraticità, un buon andamento, imparzialità, vincoli derivanti dalle norme internazionali ed europee, l'articolo 117, ma anche una caratura eminentemente soggettiva, e quindi il richiamo all'articolo 2 della Costituzione, che come sapete tutela i diritti inviolabili della persona, e un richiamo al contempo ad altri due articoli diciamo di fonti ultrastatali: l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che sancisce il principio di buona amministrazione e vi ricollega espressamente quindi l'accesso, e direi soprattutto l'articolo 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che come sapete tutela la libertà di espressione. Ecco, questo riferimento a me pare il più calzante, perché non solo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ma in generale in gran parte degli ordinamenti democratici avanzati, il diritto di accesso diventa una componente essenziale della libertà di espressione in quanto suo presupposto, cioè la libertà di fruire delle informazioni a disposizione delle autorità pubbliche per orientarsi nel dibattito pubblico. Questo ci aiuta anche a capire come la giurisprudenza abbia gestito il tema delle finalità del FOIA. Qui, se vogliamo, la formulazione dell'articolo 5,2, che è la norma di base dell'accesso civico generalizzato, ha creato un'ambiguità, un'ambiguità involontaria. La norma riprende, secondo uno stile diciamo proprio dei legislatori angloamericani, riprende l'idea che l'istituto diciamo risponde a una certa finalità, e qui la finalità è quella di favorire il controllo diffuso sullo svolgimento delle funzioni pubbliche e di favorire e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Questo non significa però autorizzare un sindacato sulla corrispondenza tra la specifica istanza e quelle finalità, anche perché si tratterebbe di finalità così generali da rendere difficile diciamo una distinzione tra istanze finalizzate a questi scopi e istanze che non lo sono. E comunque su questo la giurisprudenza ha fatto chiarezza. Non sono mancate anche qui voci dissonanti, però di nuovo la Corte, il Consiglio di Stato, nella adunanza plenaria già più volte citata, ha fatto chiarezza. Ma andiamo con ordine. Il TAR Campania, per esempio, ha chiarito in una sentenza relativamente recente che le finalità indicate dall'articolo 5,2 che abbiamo appena letto non impongono diciamo al richiedente di perseguire finalità non egoistiche, cioè le finalità egoistiche, purché non emulative o di mera curiosità, come si legge qui nel secondo passaggio, possono anche incidentalmente, anche indirettamente, favorire un controllo diffuso, e quindi qualunque tipo di richiesta, anche quella che apparentemente sembra giustificata dal fine più egoistico, in realtà risponde alla logica di un disegno più complessivo, per cui ciascuna richiesta concorre ad ampliare
la sfera delle informazioni conoscibili e quindi a promuovere un controllo diffuso e una partecipazione consapevole. Per cui la circostanza, come si legge alla fine, che la richiesta sia reputata dall'amministrazione come egoistica non può rappresentare di per sé un limite, in quanto tale limite non è previsto dal legislatore. Come sapete, i limiti sono espressamente elencati dall'articolo 5 bis e tra questi non figura quello della finalità pubblicistica, per così dire. Ci sono state altre sentenze che si sono orientate in questa direzione, ne richiamo altre per darvi l'idea delle ragioni per le quali la tesi della cosiddetta funzionalizzazione a fini pubblici dell'istanza d'accesso civico generalizzato non è sostenibile. Il TAR Lombardia, per esempio, ha chiarito che la finalità che spinge il richiedente a presentare l'istanza non è sindacabile. Quindi l'idea è quella di escludere la possibilità per il giudice di mettersi a valutare quale sia il vero fine della richiesta di accesso singola, anche perché, aggiungerei, qui non è esplicitato nella massima che abbiamo riportato, come sapete le richieste di accesso civico generalizzato non devono essere motivate e quindi questo rende velleitario ogni tentativo di procedere in via anche solo induttiva o intuitiva, peggio, ovvero arbitraria, da parte di un giudice, tentativo di individuare la vera finalità. Ecco, diventa un esercizio arbitrario che il giudice non dovrebbe, come dire, concedersi. E quindi anche qui si reitera l'argomento per cui le richieste anche ispirate da finalità egoistiche devono poter essere ammissibili e che il controllo diffuso non va riferito alla singola domanda, ma il risultato complessivo, qui ha detto molto bene, cui aspira la riforma sulla trasparenza e in particolare l'introduzione di questo istituto. E l'adunanza plenaria ha chiuso il cerchio, chiarendo in modo abbastanza perentorio e speriamo definitivo che non va confusa la ratio dell'istituto con l'interesse del richiedente. Se la ratio dell'istituto è quella di favorire il controllo diffuso e la partecipazione, l'interesse del richiedente può anche essere egoistico o non necessariamente deve essere altruistico o sociale, né deve sottostare ad alcun giudizio di meritevolezza da parte del giudice. Veniamo a un terzo tema, un po' più di nicchia se vogliamo, ma in qualche misura anch'esso collegato alla natura fondamentale del diritto di cui stiamo parlando, quindi all'autonoma rilevanza di questo diritto. Il tema è quello della possibilità di utilizzare o meno da parte delle pubbliche amministrazioni i regolamenti interni che alcune amministrazioni, essenzialmente ministeriali, avevano introdotto nel corso degli anni 90 in ossequio all'articolo 24 della legge 241 del 90, che qui è riportato per estratto e che forse richiede però una giustificazione. Il tema perché si pone? Si pone perché c'è una concatenazione di norme che ha indotto questo equivoco, se vogliamo. La prima norma da richiamare è l'articolo 5 bis del decreto trasparenza, che al comma 3 individua le cosiddette eccezioni assolute, quelle perentorie che non richiedono nessun bilanciamento, e in una formula un po' contorta si legge nell'inciso finale che, insomma, tra i limiti vanno inclusi anche quelli di cui è l'articolo 24,1. Qual era la logica di questa previsione? La logica era quella di siccome l'accesso documentale della legge 241 è un accesso che dovrebbe andare più in profondità perché è sorretto da un interesse forte del richiedente, non il generico interesse alla conoscenza del quisquede populo, ma un interesse specifico di chi vuole tutelare un proprio interesse giuridicamente rilevante, allora la logica vorrebbe, e di qui la norma che vi sto leggendo, la logica vorrebbe che ciò che non è accessibile in base alla 241 non dovrebbe esserlo neppure in base al FOIA. E quindi questo è il senso di questo inciso finale. Se non che questo rinvio all'articolo 24,1, cioè ai principali limiti
non sono i soli, ma sono i principali limiti all'accesso documentale, si è trascinato dentro anche il rinvio dello stesso comma 1 dell'articolo 24 al comma 2, cioè al comma che qui riportato in fondo alla slide, che fa riferimento alla possibilità per le singole amministrazioni di individuare categorie di documenti sottratte all'accesso e quindi di adottare dei regolamenti che in un certo senso precludano per le categorie in esso individuate radicalmente l'accesso. Ora, non posso soffermarmi troppo su questo punto, mi limito solo a segnalare che la giurisprudenza amministrativa già aveva criticato questa scelta legislativa e la aveva in qualche misura mitigata, chiarendo che anche la perentorietà, diciamo, di queste eccezioni andava commisurata poi con le esigenze di bilanciamento di volta in volta rilevanti e quindi già aveva temperato il rigore di questa disposizione e il rischio che ciascuna amministrazione inserisse un numero eccessivo di documenti in questi regolamenti sulle eccezioni, così da, diciamo, rendere questo diritto a geometria variabile. Il problema riaffiora inevitabilmente nel momento in cui si pone il problema, ma il rinvio all'articolo 24,1, torno un attimo indietro, il rinvio che l'articolo 5 bis, comma 3 fa all'articolo 24,1, si trascina dietro il comma 2 e quindi rende utilizzabili i vecchi regolamenti dell'accesso documentale anche nell'ambito del FOIA oppure no? La risposta è tendenzialmente negativa. Come è stato chiarito nelle due circolari del Ministro della Pubblica Amministrazione, la numero 2 del 2017, qui c'è un piccolo refuso che è mia responsabilità e me ne scuso, la seconda circolare è la numero 1 del 2019. Ecco, nella prima si chiarisce che il carattere fondamentale del diritto comporta che cosa? Che quel diritto possa essere derogato e quindi incontrare un limite solo in previsioni legislative e non in fonti regolamentari come quelle richiamate dall'articolo 24,2 della legge 241 del 90. Quindi, in linea di principio, le eccezioni devono essere legificate e non oggetto di regolamenti. C'è una riserva di legge implicita in sostanza. Questa tesi, peraltro, segnalo, è stata accolta, come vedremo tra un attimo, dall'adunanza plenaria. In ogni caso, la circolare numero 1 del 2019, la seconda menzionata, ribadisco c'è un refuso qui nella slide che è mia responsabilità, la seconda circolare del 2019 ha chiarito che comunque le disposizioni regolamentari esistenti possono essere utilizzate come ausilio interpretativo nella valutazione dell'esclusione dei limiti. Cioè, se una categoria di documenti è inclusa in quel regolamento, si può valutare come indizio, diciamo, di rilevanza, come limite rispetto all'accesso generalizzato, nell'ambito però di una valutazione complessiva che si ispiri, diciamo, ai criteri di bilanciamento dei quali dirò tra un attimo. Su questo c'è stata una giurisprudenza non amplissima, ma diciamo abbastanza chiara, almeno nella fase finale, diciamo nell'ultimo anno e mezzo, che ha teso ad escludere appunto la rilevanza dei regolamenti interni, perché si tratterebbe in definitiva di ipotesi aggiuntive di diniego non corrispondenti alla riserva di legge, che si desume dall'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che come abbiamo visto è una norma molto rilevante rispetto al FOIA, è una norma cardine nei sistemi europei di FOIA, quella norma tutela la libertà di espressione e stabilisce che i limiti possano essere introdotti solo con legge e quindi la conseguenza che ne trae il TAR Piemonte e gran parte ormai della giurisprudenza è che quei regolamenti quindi non possono valere in quanto tali perché contrari alla riserva di legge di cui stiamo parlando. Veniamo all'ultimo, no, al quarto tema, diciamo, del primo gruppo, uno dei temi, diciamo, risolti o sciolti progressivamente dalla giurisprudenza. Il caso dell'applicabilità o meno del nuovo istituto di accesso civico generalizzato,
che ogni tanto, come avrete notato, per sintesi richiamo con l'acronimo FOIA, l'applicabilità del FOIA ai contratti pubblici. Qui si era creata un'ambiguità, di nuovo prodotta da quello stesso comma 3 che richiamavamo qualche minuto fa a proposito dei regolamenti, e il comma 3 qui nel penultimo inciso, sono particolarmente problematici questi incisi del comma 3, nel secondo inciso, nel penultimo inciso, fa riferimento tra i limiti assoluti a quelli compresi nella disciplina, fa riferimento ai casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. Una norma molto equivoca che ha indotto qualche giudice a ritenere che, siccome ci sono norme specifiche che condizionano l'accesso in materia di contratti pubblici, se ne dovesse desumere l'esclusione tout court dell'applicabilità di questa nuova tipologia di accesso, anche perché non aiutava la modifica intervenuta nel 2016 nel codice contratti, o meglio, il codice contratti del 2016, nella formulazione del 2016, formulazione appena precedente rispetto all'introduzione del FOIA, perché stiamo parlando del decreto legislativo 50, invece FOIA è stato introdotto dal decreto legislativo successivo, di poco successivo, numero 78, o 79, scusatemi, in questo caso, in questo momento sto facendo forse confusione, questa norma, ovviamente, essendo di poco antecedente all'introduzione del FOIA, non lo richiama. Continua a fare riferimento soltanto all'accesso documentale della legge 241 del 90. Allora, la giurisprudenza si è chiesta, appunto, in alcuni casi escludendolo, se il FOIA dovesse applicarsi oppure no. E su questo tema l'adunanza plenaria ha fatto chiarezza in modo, credo, molto molto netto, anche perché era l'oggetto specifico della pronuncia dell'adunanza plenaria. E l'adunanza plenaria riconosce l'infelice formulazione della norma che vi ho appena letto, in particolare mi riferisco all'articolo 5 bis comma 3, vi sovrappone una lettura sistematica costituzionalmente orientata che parte dalla premessa che in tema di limiti si debba prediligere un approccio restrittivo, trattandosi appunto di deroghe a un principio generale dell'ordinamento e a un diritto fondamentale della persona. E in questo caso quindi afferma che non si può esentare un'intera materia come quella dei contratti pubblici dall'accesso civico generalizzato, anche in considerazione della finalità propria. L'accesso civico generalizzato serve a quel controllo diffuso che è essenziale tanto più in un ambito come quello dei contratti pubblici, che ovviamente pone problemi rivela una particolare sensibilità rispetto ai fenomeni corruttivi che la trasparenza mira a prevenire. E quindi spiega l'adunanza plenaria come vadano lette le norme in questione e chiarisce che il fatto che l'articolo 53 del codice appalti faccia riferimento semplicemente all'accesso documentale non preclude affatto l'applicazione del FOIA e che le norme più specifiche che esistono in materia di appalti pongono solo delle esigenze di specifica cautela, per esempio il differimento in alcuni casi. Venute meno quelle ragioni specifiche, si riespande la disciplina dell'accesso civico generalizzato, che quindi, in quanto di portata generale, opera di diritto. Veniamo al tema delle eccezioni. Il tema delle eccezioni è un tema un po' complesso. Qui io mi limiterò a fare una considerazione. Allora, partendo dall'articolo 5 bis, commi 1 e 2, cioè le cosiddette eccezioni relative, quelle che rappresentano un limite da bilanciare caso per caso, ecco, in questo caso
Il legislatore ha scelto la formula seguente, come sapete. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi di seguito elencati. Il comma 1 elenca una serie di interessi pubblici primari, 7 categorie di interessi pubblici primari, comma 2, 3 interessi privati costituzionalmente rilevanti. Ora, che vuol dire quindi che il limite deriva nel caso in cui il pregiudizio a quegli interessi sia concreto? Significa che il nostro legislatore sembrerebbe aver scelto la formula del test del danno, cioè valutare se l'ostensione del documento possa recare oppure no un pregiudizio all'interesse pubblico o privato protetto dall'eccezione. La giurisprudenza però ha chiarito che in realtà bisogna andare anche un po', ha dato una lettura, se vogliamo, correttiva o integrativa di questa previsione, chiarendo che oltre al test del danno, cioè a valutare il danno che si arreca all'interesse protetto dall'eccezione, ordine pubblico, privacy, interessi economici e commerciali, eccetera, eccetera, bisogna anche valutare il danno che si arreca nel caso di mancata ostensione all'interesse pubblico sotteso alla, diciamo, che sorregge la richiesta di accesso. Quindi la condivisione di quel patrimonio informativo potrebbe in qualche modo pregiudicare un interesse pubblico, per esempio sanitario, come quello relativo ai dati in tema di Covid raccolti dalle autorità pubbliche. Ecco, questo è il tipo di valutazione. E la giurisprudenza, forse anche perché, mi verrebbe da dire per abitudine, cioè anche perché è abituata a ragionare in termini di bilanciamento a proposito del vecchio accesso, dell'accesso tradizionale della legge 241, ha reiterato la logica del bilanciamento e quindi ha chiarito che non solo l'amministrazione nel negare l'accesso deve motivare in modo puntuale circa la sussistenza di un pregiudizio reale e concreto, ma deve anche tener conto dell'interesse alla divulgazione che fonda la richiesta. Interesse, si badi, non di tipo personale, anche perché la motivazione può mancare, ma interesse pubblico collegato alla conoscenza di quei dati. Il cosiddetto public interest test, cioè test dell'interesse pubblico, che è usato in larga parte dei sistemi FOIA stranieri. E quindi si invoca esplicitamente la necessità di operare questo bilanciamento, tanto nella giurisprudenza del TAR Lazio quanto in quella del TAR Campania, che qui trovate richiamata, e con una specificazione: il TAR Campania arriva a chiarire quindi che questo bilanciamento deve essere ispirato ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza che sono propri poi dell'attività amministrativa nel suo complesso, e quindi il bilanciamento dovrà avvenire in modo tale da assicurare la minore compromissione possibile degli interessi alla conoscenza, trattandosi del principio generale oltre che di un diritto fondamentale, minore compromissione possibile nel bilanciamento con l'interesse limite, sia esso pubblico o privato, di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 2. Questa tesi è stata recepita anche dall'adunanza plenaria, che specificamente richiama proprio la terminologia tecnica harm test and public interest test, cioè il test del danno e il test dell'interesse pubblico, illustrano i diversi approcci all'applicazione delle eccezioni relative. Quindi prevale nettamente, direi, in questo caso la tesi del bilanciamento in giurisprudenza. E infine la giurisprudenza, tra gli altri punti, diciamo, progressivamente chiariti e messi a sistema, aiuta anche a capire quanto importante sia un altro elemento, questa volta procedimentale, nell'applicazione del FOIA. E in particolare in riferimento a due ipotesi: istanze generiche e istanze eccessivamente onerose. Istanze generiche sono, lo ricordo,
quello il cui oggetto è un po' indeterminato, non è facile da capire che cosa il richiedente esattamente voglia, e invece l'istanza eccessivamente onerosa è quella che fa riferimento a richieste che riguardino un'ampia gamma, un'ampia mole di dati e documenti. Ecco, in queste due ipotesi la giurisprudenza che cosa fa? Chiede alla pubblica amministrazione di instaurare un dialogo cooperativo con il cittadino per cercare o di definire meglio l'oggetto della richiesta o di comprimerlo, qualora si tratti di una richiesta eccessivamente onerosa, di comprimerlo entro limiti compatibili con il buon andamento dell'azione amministrativa e il corretto funzionamento dell'ufficio. Su questo punto la circolare del 2017 del Ministro della Pubblica Amministrazione cerca di spiegare la ratio, no, di questa logica procedimentale, legandola all'idea che il FOI abbia introdotto, abbia assegnato alle pubbliche amministrazioni il compito di erogare un servizio conoscitivo per realizzare il quale l'amministrazione deve farsi carico di, diciamo, rispondere in qualche modo alle aspettative dei cittadini nei limiti in cui il buon andamento lo renda possibile. E quindi qui subito direi la giurisprudenza ha rivelato una forte sensibilità per questo tema e già il TAR Puglia, un TAR Puglia abbastanza importante del 2018, ha chiarito i termini del problema, ricordando che da un lato vi è la necessità di salvaguardare il buon andamento e dall'altra però quella di salvaguardare il diritto fondamentale alla conoscenza dei cittadini, richiedendo un onere motivazionale rafforzato qualora l'amministrazione addivenga a un diniego, e in ogni caso richiedendo che quel diniego avvenga dopo un tentativo di dialogo con il richiedente e quindi stabilendo che le amministrazioni debbano contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta nei limiti di compatibilità con il buon andamento dell'azione amministrativa. Questa linea è sostanzialmente condivisa anche dalle pronunce successive sul tema, quindi anche su questo versante direi che c'è una buona uniformità di orientamento da parte dei giudici amministrativi. Vengo invece ai principali problemi aperti. Il primo, come dicevamo, è quello che riguarda, è una conseguenza, meglio, della coesistenza tra più forme di accesso, più istituti di accesso nel nostro ordinamento. In particolare qui la coesistenza problematica, se vogliamo, è quella tra l'accesso documentale della legge 241 e l'accesso civico generalizzato. Meno rilevante è il problema di coesistenza con l'accesso civico semplice, che come sapete è quello che si utilizza quando una informazione dovrebbe essere pubblicata in quanto oggetto di un obbligo di pubblicazione e non lo sia stato, perché in quel caso il cittadino può appunto attivare una richiesta di accesso civico cosiddetto semplice, già introdotto nel 2013, può pungolare l'amministrazione ad adempiere all'obbligo di pubblicazione. Però oggi quell'istituto ha perso molta della rilevanza, i cittadini vi avevano già fatto poco ricorso in passato, è evidente che oggi con il FOIA il cittadino innanzitutto si preoccupa di ricevere le informazioni e poi semmai dovrebbe essere la pubblica amministrazione a verificare se si tratti di informazioni che avrebbero comunque dovuto essere pubblicate e quindi ottemperare. Per cui il problema principale è di sovrapposizione tra accesso documentale e accesso civico generalizzato. Qui la circolare 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica aveva specificato che quando non è indicato il titolo giuridico della domanda, tendenzialmente di default si potrebbe considerare come FOIA, se non altro perché il modello FOIA è quello che, diciamo, richiede meno specificazioni
a richiedente, cioè chiunque è autorizzato a richiedere, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e a prescindere dall'esistenza di una motivazione. Quindi questo significa che la richiesta più semplice da formulare, allora nel dubbio è meglio attenersi a, diciamo, alla formula giuridica meno esigente. Su questo sono intervenute invece variamente diverse decisioni sia dei TAR sia del Consiglio di Stato e sostanzialmente qui, diciamo, la questione va scissa in due aspetti: la riqualificazione della richiesta ad opera della pubblica amministrazione, che è un primo tema. Quando arrivi una richiesta che, per esempio, sia erroneamente formulata in base all'accesso documentale e magari dalla motivazione non si evince se esista oppure no un interesse diretto, concreto e attuale, si può in quel caso comunque rilasciare il documento in base al FOIA? Ecco, questo è un po' il tema ed è il primo profilo. Può l'amministrazione quindi riqualificare nel senso più favorevole l'istanza, nel senso più favorevole al richiedente? E il secondo tema è invece se possa farlo il giudice in sede di ricorso e quindi procedere d'ufficio alla riqualificazione. Tendenzialmente la giurisprudenza su questo secondo versante è più orientata in senso negativo, cioè il giudice non può riqualificare, anche perché c'è un problema di corrispondenza, no? Con la richiesta, con il petitum che perviene al giudice. Un po' più controverso invece se possa farlo la pubblica amministrazione. Quindi qui troverete approcci un po' più formalisti che si limitano a prendere atto del fatto che una certa richiesta abbia un titolo, che per esempio è quello della 241, titolo che notoriamente è più nella penna, no, dei proponenti, degli avvocati che li difendono, perché è l'istituto con maggiore tradizione, più consolidato, e invece pronunce come quella dell'adunanza plenaria più volte richiamata, che invitano a un approccio sostanzialista. E quindi qui l'adunanza plenaria arriva ad affermare che a meno che l'istante non abbia espressamente e inequivocabilmente inteso limitare l'interesse ostensivo a uno specifico profilo, per esempio quello dell'accesso documentale, salva questa ipotesi, negli altri casi al giudice amministrativo non dovrebbe essere preclusa la possibilità di riqualificare l'istanza, ripeto, nel senso più favorevole al cittadino. E la logica di fondo qual è di questo approccio sostanzialista? Anche non solo cercare di soddisfare l'interesse conoscitivo del richiedente nei limiti in cui l'ordinamento lo consenta, per esempio attraverso il FOIA, ma anche cercare di tener conto del fatto che questo meccanismo può risolversi in un aggravio per la pubblica amministrazione, cioè negare un accesso, l'accesso documentale in base alle condizioni più restrittive della legge 241, significa poi esporsi con ragionevole probabilità a una riedizione di un procedimento in materia di accesso, solo che formulato all'altro titolo, cioè il cittadino, quando capisce di non avere titolo in base alla 241, probabilmente, se ben consigliato, utilizzerà il FOIA. E quindi lì la pubblica amministrazione si troverà, dopo aver detto di no a un titolo, a dover dire di sì all'altro titolo. E allora quando questo avviene, l'invito dell'adunanza plenaria è ad adottare un approccio sostanzialista. Invece di dire di no ad un titolo per poi dover dire di sì a un altro titolo e dover processare quindi due richieste invece di una, forse è preferibile utilizzare maggiore flessibilità e quindi riqualificare nel senso più favorevole al richiedente. Su questo, ripeto, c'è ancora un'oscillazione, però l'adunanza plenaria fornisce una chiave, secondo me, molto equilibrata di soluzione.
L'ultimo tema è un po' più complesso ed è quello della tipologia di sindacato, di controllo che il giudice svolge sull'applicazione delle cosiddette eccezioni relative, cioè quegli interessi pubblici primari, ordine pubblico, sicurezza, relazioni internazionali, eccetera, eccetera, oppure interessi privati primari, quindi in particolare qui la protezione dei dati personali, ma anche gli interessi economici e commerciali o la segretezza della corrispondenza. Ecco, nell'applicare queste eccezioni, questi interessi limite, qual è la soglia, diciamo, del sindacato del giudice amministrativo? Che cosa il giudice amministrativo può chiedere alla pubblica amministrazione essenzialmente in termini di motivazione del diniego? Ecco, la risposta su questo punto ancora secondo me non si desume in modo univoco dalla giurisprudenza. In tema di relazioni internazionali, ad esempio, noi abbiamo qui raccolto a titolo esemplificativo una serie di ipotesi di diniego di documentazione rispetto alla quale la pubblica amministrazione ha invocato l'eccezione relazioni internazionali. E come vedete, sono riportate, soprattutto nei passaggi sottolineati, gli argomenti, le ragioni che le amministrazioni hanno addotto per negare l'accesso e che i giudici hanno, diciamo, reiterato nelle loro pronunce. Quindi, in questo caso, il memorandum d'intesa Italia-Libia in tema di migranti è stato negato, in quanto, e la scelta amministrativa è stata avallata dal giudice, in quanto l'ostensione avrebbe potuto ingenerare situazioni pregiudizievoli in grado di vanificare le misure preventive poste in essere a tutela insieme delle azioni portate avanti. Che cosa si evince da questa motivazione? L'assenza di una indagine approfondita e oserei dire adeguata sul pregiudizio concreto che la legge richiede per giustificare l'eccezione. Un discorso analogo si può fare per altre pronunce, di nuovo qui un accordo tra il governo del Niger e quello italiano che è stato tenuto nel cassetto perché l'amministrazione ha correttamente opposto la sussistenza di ragioni ostative. Qui ancora più generica, diciamo, la motivazione che il giudice avalla, cioè non c'è ancora una volta un tentativo di specificare qual è la dimensione concreta del pregiudizio che l'ostensione di quei dati arrecherebbe. E qui invece si cerca di andare un po' più nello specifico in questa pronuncia del Consiglio di Stato del febbraio 2020, si trattava di nuovo di documentazione concernente gli accordi nel Mediterraneo per la gestione dei flussi e qui in questo caso si entra più nello specifico perché si dice, beh, da quei documenti si evincono indicazioni sul modus operandi, le tempistiche, i posizionamenti degli assetti aeronavali che avrebbero potuto danneggiare o mettere in pericolo la sorveglianza delle reti di contrabbando e traffico di esseri umani. Quindi qui c'è un primo tentativo in nuce, non particolarmente sviluppato. La giurisprudenza europea, per esempio, su questi temi è molto più esigente. Qualcosa in più si ricava, e siamo davvero alla conclusione, si ricava, in 2 minuti finiremo, si ricava dal TAR Campania e più in generale dalla giurisprudenza in tema di privacy, di protezione dei dati personali, dove la giurisprudenza a volte ha anche corretto in senso più restrittivo i pareri del garante privacy, che a volte anch'esso si è accontentato di un pregiudizio genericamente avanzato, e invece qui il giudice amministrativo cerca di fare un passo in più e quindi in molti casi ha negato la legittimità dei dinieghi di accesso opposti dall'amministrazione ai richiedenti, per esempio in un caso chiarendo come non si comprendesse dalla motivazione come il dato richiesto, se diffuso, avrebbe potuto ledere le libertà fondamentali o la dignità o la riservatezza o la reputazione dell'interessato, che sono i criteri che vanno seguiti in questi casi. Cioè bisognerebbe dimostrare in che modo quello specifico dato contenuto in quello specifico documento leda uno di questi aspetti della personalità
del soggetto terzo i cui dati sono richiamati nel documento. E quindi trovate qui anche nel TAR Lombardia una motivazione analoga nella quale si invita l'amministrazione a verificare la presenza di un pregiudizio concreto e valutare che cosa? Anche la possibilità di un rilascio con modalità meno pregiudizievoli, per esempio con omissione di alcuni dati personali, cioè invita a un atteggiamento più rigoroso e più rigorosamente ispirato al principio di proporzionalità, in modo da contemperare le esigenze di riservatezza con quelle di accesso. Io mi fermerei qui, forse abbiamo risparmiato anche qualche minuto, molto bene, così abbiamo qualche minuto in più per la discussione. Abbiamo, certo, grazie, grazie mille Mario, sei stato puntualissimo, grazie mille per la tua esposizione. Io ho raccolto tre domande che sono arrivate negli ultimi minuti in chat, te le ripropongo nel contenitore, ne approfitto per rileggere a voce alta in maniera tale che anche gli altri partecipanti abbiano modo di guardarla. La prima è di Francesco Dante, ti chiede, in riferimento alle conclusioni dell'adunanza plenaria circa l'estensione del FOIA anche l'articolo 53 del codice dei contratti pubblici, quindi salvo il differimento, le PA devono rendere ostensibili i dati relativi a una richiesta di accesso che potrebbe compromettere i segreti industriali delle imprese, questo sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione. Mi sembra che in qualche modo la domanda sia assonante a quelle che ti hanno posto esattamente una settimana fa a proposito dei dati ambientali nel momento in cui parliamo, quindi mi sembra un tema abbastanza che genera curiosità intorno allo strumento FOIA. Certo, grazie Gianfranco. Allora, qui la risposta c'è e si ricava ancora una volta dalla giurisprudenza, cioè il fatto che si applichi il FOIA non significa che l'accesso debba essere garantito in ogni caso, come è noto. Abbiamo visto che ci sono delle eccezioni, una di queste riguarda proprio gli interessi commerciali. E l'ultima delle eccezioni menzionate dall'articolo 5 bis comma 2, in questo caso gli interessi commerciali fanno riferimento proprio a che cosa? Alla necessaria tutela di quel know-how, di quel segreto industriale che potrebbe, diciamo, irragionevolmente compromettere la capacità concorrenziale di un'impresa rispetto alle altre. E quindi di questo l'amministrazione non può non farsi carico. Quando si tratti di documenti che contengano aspetti relativi a un know-how specifico che è in grado di, diciamo, fare la differenza, se vogliamo, nella logica competitiva del mercato, perché riguarda aspetti tecnici di organizzazione imprenditoriale o di diciamo, particolari tecnicismi che l'impresa, diciamo, è riuscita a mettere a frutto per ridimensionare ad esempio le spese e quindi consentire di diciamo, proporsi sul mercato come maggiormente competitiva, ecco che queste formule devono in qualche modo essere preservate e quindi dovrebbero rimanere riservate, ferma restando poi la possibilità, come si diceva un attimo fa, in base alla giurisprudenza, di svolgere un ragionamento in termini di proporzionalità. Cioè, se c'è un documento che contiene indicazioni su segreti commerciali o comunque know-how specifico delle imprese, questo significa che non significa necessariamente che il documento non possa essere esteso, significa che potrà esserlo solo in misura parziale, oscurando le parti sensibili a tutela degli interessi commerciali richiamati. Grazie mille Mario, c'è una seconda domanda sempre di Francesco Dante che se non ricordo male era, diciamo, il punto di vista di chi all'inizio quando si iniziava a parlare di FOIA, di quando appena prima che, diciamo, è partito il dibattito nazionale sulla possibilità di approvare un FOIA Italia, mi sembra che fosse esattamente la posizione di chi in qualche maniera si opponeva alla sua approvazione. Provo a leggertela. La circolare 2 del 17 indica la ragionevolezza della richiesta per identificare se vi è effettivamente un'attività tale da paralizzare l'azione amministrativa. Va valutata tenendo conto la qualità dei dati e documenti richiesti, l'eventuale attività di elaborazione necessaria a rendere quei dati e quei documenti disponibili, il numero di ore di lavoro necessarie per rispondere all'istanza, l'impatto cumulativo che ne scaturirebbe dall'esame di più istanze, entro un periodo di tempo limitato.
che verrebbero proposte allo stesso soggetto. Le sentenze dei giudici amministrativi tengono conto di questi elementi nel valutare il diniego opposto da parte della pubblica Ecco, questa è amministrazione? un'ottima domanda, è un'ottima domanda. La mia risposta sintetica è non ancora o in modo del tutto occasionale, però la mia risposta più ampia è la seguente. Gli elementi che richiamava il dottor Addante sono poi riepilogati nella prima circolare foglia, la numero 2 del 2017, che si sofferma sul punto chiarendo che un'amministrazione virtuosa per motivare adeguatamente un diniego nell'ipotesi di richiesta eccessivamente onerosa dovrebbe appunto valutare una serie di aspetti, dovrebbe valutare innanzitutto la natura dell'attività richiesta da quella istanza. Potrebbe trattarsi di 1.000 pagine, ma 1.000 pagine prodotte già in origine, già ab origine, con destinazione pubblica, cioè destinate alla pubblicazione. Il fatto che la pubblica amministrazione possa non averla ancora resa disponibile potrebbe, spiegare perché quel documento è rimasto nel cassetto, ma se siamo sicuri che, quel documento è già stato partorito con quella destinazione e quindi che non ha dati personali o altri dati sensibili che incrocino una delle eccezioni, uno degli interessi limite che prima richiamavamo, allora in quel caso non è il numero di pagine che conta. E potremmo dire che in quel caso basterebbe un clic. Siamo già sicuri che non ci siano eccezioni rilevanti e allora basta un clic. Altra cosa invece è se non è questo il caso, cioè se si tratta di un documento che richiede invece un'analisi pagina per pagina e quindi un'attività di elaborazione ed eventualmente anche di oscuramento di parti del documento, nel qual caso allora invece le amministrazioni sono legittimate a, impostare il ragionamento in termini, per esempio, di rapporto tra ore di lavoro e numero di pagine. 10 pagine da rileggere e oscurare probabilmente implicano un'ora di lavoro e quindi 100 pagine sono 10 ore di lavoro. Questo è un primo elemento, quindi valutare la natura dell'attività di elaborazione richiesta. Secondo elemento, cercare di quantificare il numero di ore di lavoro che ne deriva. E tutto questo poi da rapportare anche ad alcune buone prassi che le stesse circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica cercano di incentivare. Buone prassi che, per esempio, corrispondono anche a quello che succede nel Regno Unito. Nel Regno Unito esiste una regola di base per cui le amministrazioni non possono lavorare per la singola richiesta per più di un tot di ore che ciascuna amministrazione definisce in un range tra 15 e 25. Una volta che l'amministrazione abbia deciso che per una singola richiesta non possa lavorare più di 20 ore, fa un po' quel ragionamento che suggerivo prima, cioè magari 100 pagine va ancora bene perché corrispondono a 10 ore di lavoro se si tratta di pagine da elaborare, se sono 200 invece si arriva alla soglia delle 20 ore che potrebbe eccedere quella preventivamente stabilita. Allora in quel caso è lecito negare. E alcune amministrazioni hanno inserito nei rispettivi regolamenti in materia di accesso delle soglie, soglie che a mio avviso intelligentemente applicano anche in un senso un po' più estensivo, e cioè considerando non solo la singola richiesta, perché una richiesta ovviamente potrebbe contenere tanti oggetti, tanti documenti, tante categorie di documenti di cui si chiede l'accesso, ma contemplano anche l'ipotesi di più richieste provenienti da uno stesso soggetto o comunque da uno stesso centro di imputazione, immaginate più persone di una ONG che scrivono per ottenere documenti. Ecco, l'idea è che in un arco temporale che può oscillare da 3 a 6 mesi, complessivamente per quello stesso soggetto la pubblica amministrazione non debba comunque lavorare più del numero di ore corrispondenti alla soglia. Quindi se la soglia è di nuovo 20, e una prima richiesta comporta 6 ore di lavoro e la seconda 7, la terza, che ne comporterebbe 8 e porterebbe il totale a 21, può essere negata o comunque accompagnata da un dialogo cooperativo che consente di ridimensionare il carico di lavoro che ne deriva.
Per completare, quindi, dico che queste sono le buone prassi che si desumono sia dagli standard internazionali, sia in buona misura anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che sul punto è molto accurata. I giudici nazionali sono ancora un passo indietro da questo punto di vista, quindi forse è vero che questa è un'altra soglia, diciamo, di un altro problema aperto, se vogliamo, nella giurisprudenza, o comunque segnala un altro ambito di possibile progresso della giurisprudenza sul foglio. Riusciamo a ricavare, anche sforando di qualche minuto, il tempo per le ultime due domande arrivate. C'è una terza domanda di Lucia, diciamo che incrocia il tema FOIA e privacy, mi sembra di intuire, te la leggo a voce alta. Si può avere un accesso al fascicolo personale di un collega per utilizzarlo in caso di difesa in un contenzioso con l'ente? Allora, qui non siamo più nell'ambito del FOIA, perché col FOIA difficilmente si potrebbe avere questo tipo di documentazione, qui siamo nell'ambito dell'accesso documentale, e quindi mi limito a dire questo, che anche qui dipende dal bilanciamento, dipende dal tipo di interesse che si fa valere e da quanto pertinenti rispetto alla tutela di quell'interesse siano le informazioni personali del terzo di cui si chiede l'accesso. Se dovessero essere informazioni personali pertinenti, indispensabili e non particolarmente sensibili, e viceversa l'interesse da tutelare primario, allora in quel caso si può anche immaginare una ostensione anche di quei dati. Provo a leggerti l'ultima domanda, Mario, di Chiara. Mi sembra che anche qui il tema sia il dibattito tra trasparenza proattiva e trasparenza reattiva in qualche modo. Cioè, Chiara chiede perché l'accesso civico semplice è stato poco utilizzato dall'altra sezione, la sezione amministrazione trasparente dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, e pare poco consultato, specie in alcune parti, ma richiede tempo e risorse alle amministrazioni alla luce del FOIA. Ci potrà essere un'evoluzione futura di questo istituto e dei dati che oggi sono oggetto di pubblicazione sui siti? Ecco, questa domanda, anche questa domanda mi fa particolarmente piacere. Questo è un tema, secondo me, di perdurante attualità. La mia opinione personale è che gli obblighi di pubblicazione siano frutto di una impostazione un po' dirigista, un po' calata dall'alto, cioè il legislatore ha deciso con gli obblighi di pubblicazione che cosa doveva interessare ai cittadini. E lo ha fatto in un modo, diciamo, non semplice da cogliere per il cittadino. Cioè il cittadino, è difficile immaginare che il cittadino si chieda se le informazioni di suo interesse rientrino in uno dei 250 obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33. E quindi fa semplicemente molta difficoltà a utilizzare quello strumento. Come vi dicevo, già avveniva prima del FOIA che quello strumento fosse poco utilizzato, a fortiori ora quello strumento è pressoché inutilizzato, perché il cittadino, invece di andare a compulsare il decreto legislativo 33 alla ricerca dell'obbligo di pubblicazione giusto e coerente, diciamo, corrispondente al proprio interesse conoscitivo, oggi si limita a fare una richiesta FOIA, che dà accesso a tutto salvo ciò che è come dire, oggetto dei limiti. E in questo caso quindi la domanda è legittima: essendo il FOIA uno strumento così onnicomprensivo, ha ancora senso la logica degli obblighi di pubblicazione? La mia impressione, ma qui è un parere personale, è che si potrebbe semplificare notevolmente l'attività delle pubbliche amministrazioni sul versante degli obblighi di pubblicazione, e concentrare invece la loro attenzione in una sempre più corretta e puntuale applicazione del FOIA, che richiede, diciamo, una prospettiva molto più orientata al cittadino rispetto a quella invece un po' dirigista, come dicevo prima, degli obblighi di pubblicazione. Grazie Mario, grazie per la tua esposizione, per il tuo racconto, per il tempo che hai dedicato alle domande di chiusura del webinar. Mi sembra che siano state estremamente preziose, proprio come la vostra precedente. In questo momento abbiamo sforato di un paio di minuti. Chiedo a Valentino, al dottor Angeletti, se volete, Valentina, se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura. Vedo che la tua webcam è aperta, non sentiamo ancora il tuo microfono, eccolo.
Sì, volevo appunto ringraziare per la partecipazione e ricordare che come ho scritto anche in chat, che sia la registrazione che il materiale, quindi le slide che abbiamo presentato, saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito FOIA, nella sezione dedicata a webinar e video lezioni, così come vi invito a breve, insomma già questa sera, ad accedere sul sito FOIA per poter scaricare, se siete interessati, il report e quindi poter andare nel dettaglio di quello che è stato presentato oggi.